Peredei. Ora per il loro ingresso in campo le due squadre. Allora, ennesima finale in casata, allora Argentina per commemorare il nostro amato Diaz, con il numero Mandela, con il numero 1 Nazareno, bench press, male passa, con il numero 24 Black Mamba, Luca Cusaro, con il numero 17 il nostro Lucetto Macrullo, con il numero 8 Gianni Torino, con il numero 10 Luca, parola di Gesù, Torino, con il numero 7 Antonio, Axi 7 Coppola, e con il numero 9 Armando, solo più da destro, con l'amico ad accompagnare la squadra come sempre Nicola, il capitano Vannella, la consigliere Stefania Costa. Dall'altro lato il ritiro di respita, anche perché sono incontrati tantissime partite e tantissime finali. Il casetto, Cocchetto, Blu, Pasqua, Dolce Neros, Bagliolo 1, 7, Sara Cinesca, Marichello, Bagliolo 7, Uffale Fierra, Giovanni, Pallarino, Capitano, Bagliolo 20, Sempre Verde, Sanno Geste, Bagliolo 10, e Lumez, Paolo, Pizzetti, Bagliolo 3, Paolo, Paolo Colenda, Bagliolo 24, Spini Gonzalez, Gesù Coppola, e come il numero 9, il donner, il carnivore, Ezio, 0! A 0!
Salve a tutti, gentili telespettatori, siamo qui con l'MVP di questa partita, Nazareno Malepasso, il portierone dei QDV. Parlaci un po' di questa finale, avete vinta 5-4, dimmi un po'. Prima finale per me per con i QDV, bellissima emozione e devo ringraziare la squadra perché mi hanno accolto subito come se fossi con loro da sempre. È stata una bellissima partita, complimenti anche col Cholios perché più da torcere fino all'ultimo, però l'abbiamo spuntata noi perché siamo i QDV. Alcune difficoltà, comunque grazie alle tue parate sei riuscito a portare avanti la squadra. Sì, come ho detto prima, la squadra avversaria era molto forte, ero consapevole di dover intervenire lì dove è necessario. E ci è andata bene. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi ragazzi. Ragazzi, buonasera, eccoci qui alla premiazione di questa Snow Cup 2021-2022, uno dei tornei che si spera finirà in questa epoca strana di pandemia, Covid, eccetera. Una grandissima finale, fatevi un grande applauso alle due squadre regine del circuito S Cup, Coccio Neros e quelli del Vannella. La finale finita 5-4, ne parleremo dopo quando consiglieremo le coppe del podio. Le medaglie no, perché il budget è ridotto, ovviamente lo sapete. Partiamo subito con uno dei premi individuali, li elenchiamo prima. Abbiamo avuto il piacere di avere a questi tornei un grande personaggio come miglior attaccante e capocannoniere Mattia Prisco, che salutiamo. Un grande applauso. Raffaele Velotti, bomber dei Briganti, capocannoniere del torneo, miglior centrocampista, bravo Raffaele. E qui presente il miglior portiere di questo torneo. Voglio fare una cosa particolare, l'ho pensata adesso, improvvisata. Vorrei chiamare a consegnare questo premio un grande, uno che ha la bacheca piena, Peppe Richiello, prego, vieni qui. The winner is, chiama, premia il miglior portiere della Snow Cup, Peppe Richiello, Nazareno Malepasso. Bello questo passaggio. Ma perché nessuno sa a te, Giuppe? Grazie Peppe. Grazie Peppe. A me? Sorridi. Dedichiamola a Di Francio pure. Sempre il tema di premi individuali. Vuoi fare una, visto che fa molto freddo, anche se fa meno freddo di altre sere, però facciamo rapidamente miglior giocatore della fase playoff. Di solito premiamo sempre il bomber, l'attaccante, il capocannoniere, il portiere. Io della categoria, anche Max della categoria, voglio premiare miglior giocatore della fase playoff di tutta la Snow Cup 2021-2022, un grandissimo difensore, Vincenzo Patrullo. Aspettate. Però nel caso suo voglio una brevissima dedica, perché sappiamo che a brevissimo anche è una bella sorpresa. Prego, zumba. Il primo legittimo. E adesso per questo premio, manco a farla apposta, guadagnato all'ultima giornata nello scontro diretto, un torneo dominato, un girone dominato dai Colchoneros, ma non avevamo fatto i conti all'ultima giornata che Sergio gli aveva messo il QDV, grazie. In verità ne eravamo fatti uno con Peppa che era tornato a Amsterdam. Da precisare. È stata residi di quanto tempo? Buon residi. Regular season, campioni, regular season, Snow Cup 2021-22, quelli del Vannella. Capitano Cuccaro, la coppa appannata, prego. Mamma mia, ho appannato capitano. Valore della coppa? Prego, per 12 euro. Da ascoltare. Non lavava d'angolo. Assicuro che erano lucide prima, queste sono qua appannate. Secondo posto, chiamiamo a ritirare il premio dei vice campioni Snow Cup. Credo che insieme a quello del lunedì, di tornei un po' più di alto livello del circuito di SK, quindi a maggior ragione a quelli del martedì, sono a maggior ragione un grandissimo applauso ai vice campioni Snow Cup, Colchoneros. Capitano, prego, per la foto tutti ragazzi, venite.
Scusate, stavo un attimo. Bravi ragazzi, bravi, grazie mille. E adesso aspettate. Intanto chiamo a ricevere le coppa del primo posto con TV. Complimenti, applauso. Insieme in comproprietà col padre. Campioni Snowcup 21-22, ahimè, quelli del Fadera! Foto, ragazzi, foto di squadra.